Aggiudicazione definitiva alla Visa Costruzioni SRL di Maletto per i lavori di realizzazione di rotatorie e nuova viabilità in zone strategiche di Barcellona. Dopo la rinuncia della ditta Redi alle SRL di Favara, che si era aggiudicata l'appalto in via provvisoria, si è proceduto ad attribuire i lavori alla seconda impresa classificata delle 101 ammesse alla gara. Il progetto si riferisce ai lavori di sistemazione di alcune intersezioni stradali ubicate lungo la variante alla strada statale 113 e poi sulla copertura del torrente Longano. Questi sono i 5 incroci interessati. Lungo il torrente Longano gli interventi sono localizzati in via Giovanni Spagnolo, tra il Palazzo Comunale e le scuole elementari, la prima rotatoria, e infine tra via San Giovanni Bosco e via Giorgio Mendola. Di seguito gli altri si riferiscono all'ingresso del quartiere Sant'Antonio, lato Palermo, qui ci sarà la seconda rotatoria, in avanti alla via Onorevole Martino, la terza rotatoria, all'ingresso della città del Longano, lato Palermo, nei pressi del rifornimento Agip, una strada interessata periodicamente da numerosi incidenti, e infine alla via Camarda, nella zona a monte dell'immobile della Procura della Repubblica. Inutile dire come queste modifiche viarie renderanno più snello il traffico in una città che presenta una viabilità problematica. Per questo sarà necessario mettere a punto altre misure che decongestionino il traffico, migliorando ancora la percorribilità della città. È un progetto iniziato dall'amministrazione di Candeloro Nania e concluso dalla giunta di Maria Teresa Collica. Progettista e direttore dei lavori è l'ingegnere Antonio Amadore. L'importo a base d'asta era di poco superiore ai 141.000 euro. La ditta aggiudicataria ha praticato ribasso del 34, 33, 19% per un importo netto superiore ai 93.000 euro.